Facciamo l'azzeramento lungo l'asse Z. In questo caso gli azzeramenti lungo l'asse Z vanno effettuati per ogni utensile, anche perché le lunghezze degli utensili sono diverse delle prese. Come si effettua? Innanzitutto dobbiamo riferire al pezzo, quindi in genere lo zero si fa sulla superficie del pezzo. Quindi in gioco. Posiziono sul pezzo e andrò a fare dei movimenti lungo l'asse, sempre col foglio di carta, lungo l'asse della Z. Sempre micro movimenti quanto è possibile. Quando il foglio comincia a non scorrere più, come in questo caso, ecco, posso dire che questo è il riferimento lungo l'asse Z. Macchina di questo riferimento, quindi sempre offset, ma non più offset di correttore XY, ma offset riguarda la geometria della lunghezza degli utensili, e in questo caso è riferito proprio all'utensile. Nel nostro caso l'utensile è l'utensile 1, quindi si trova sotto tool 1. Il valore che andremo ad inserire è il valore che è riportato in basso, quindi Z posizione meno 84.440. quindi quando andremo a variare, a chiamare dal programma questo valore, verrà chiamato direttamente con un correttore del tipo G43H1, perché è riferito all'utensile che si trova in questa riga. Possibilità a questo punto: o inserire manualmente il valore che leggo giù in basso, cioè meno 84.440, o ancora più semplice, utilizzare questo pulsante che si trova sotto F1, cioè Tool Offset. Infatti, se io aziono questo e mi trovo selezionato l'utensile 1 sulla lunghezza, sulla geometria lunghezza, vedrò variare subito il valore. Allo stesso modo andrò per tutti gli altri utensili. Quindi andrò a inserire il T2 nel correttore di geometria 2, eccetera. Quello che vedete a destra, sotto raggio geometria, in questo caso viene riportato non il diametro, ma il raggio della fresa. Noi avevamo detto che questa era una fresa di 8 mm, quindi in questo caso non va bene quel valore che è segnato, ma dovremo scrivere 4.0 F1. Il raggio della fresa è di 4 mm. Anche perché dal programma, quando andremo a chiamare l'utensile T1 e utilizzeremo un correttore di G41 G42, il riferimento si trova in questa riga. Quindi daremo un G41 o G42 con un D1 o riferito proprio a questa riga. Proviamo se effettivamente i valori che abbiamo inserito, i correttori che abbiamo inserito, all'interno dell'offset siano stati accettati correttamente dalla macchina. Quindi facciamo un breve programma in modalità MDI e proviamo. Chiudiamo la porta, andiamo in MDI. L'utensile T1 lo possiamo richiamare, ma in realtà già c'è. Di riferimento che è la G54, G90 per fare una programmazione in assoluto. E poi basta inserire un semplice spostamento tipo G0 rapido, X0, Y0, invio e fare il ciclo start. Proviamo a vedere i movimenti. L'utensile si deve posizionare in basso a sinistra del pezzo, quindi l'origine sarà, come vedete, se noi proviamo anche in manuale a fare un movimento in Z, vedete che il centro della fresa corrisponde allo spigolo del pezzo in basso a sinistra. Quindi si vede che gli azzeramenti sono stati accettati. La funzione pezzo G54, X e Y sono uguali a 0. Il valore di Z corrisponde all'offset.
Poi possiamo fare gli azzeramenti lungo l'asse Z di tutti gli altri pensieri. Quindi T2, T3, T4, T5, eccetera. La procedura ormai è identica. Vi ricordo che non è più necessario azzerare lungo X e Y, in quanto è già stato fatto precedentemente, quindi gli assi di tutte. A questo punto facciamo gli azzeramenti lungo l'asse Z degli altri pensieri. Vi ricordo che la X e la Y è già riferita alla G54, alla posizione G54, quindi non è necessario azzerare lungo l'asse X e Y, ma è strettamente necessario fare gli azzeramenti lungo l'asse Z. Quindi chiamo in MDI utensile da azzerare, quindi T2, questo che è uno abbiamo appena fatto, M6, invio, chiudo la porta per avere ciclo start, ok, gioco, veda. Offset, lunghezza, visto che si tratta del T2, posizione T2, inserisco il nuovo valore che è meno 118.660, utilizzando Tool Offset. Visto che mi trovo in questa posizione posso correggere anche il diametro della fresa, vado a leggere il diametro della fresa che è il numero. Quindi il suo raggio sarà 20. Voglio farvi notare che se io inserisco 20 senza punto 0 mi verrà scritto 0.2. Facciamo vedere. 0.02. Aspetta. Quindi devo scrivere. Si vede, ma... devo scrivere 20.0 F1 e avrò il valore del raggio. Adesso procediamo anche per mantenere l'ultimo. Già tutto bene sul dato. Andiamo l'utensile 3 e così via. Sempre in MDI, utensile T3. In questo caso basta fare Alt per sostituire il valore T2. Vedete? Start ciclo. Gioco, movimento di Z, vabbè, ok. In questo caso la fresa è del 20. Quindi scrivo raggio 10. Mettiamo le altre tensioni e così via. Thank you.
Vi ricordo sempre che vediamo solo l'asse Z, perché l'asse XY è diventato 4 ed è uguale per tutti gli utensili. Ok, offset, utensile l'utensile 5, per riportare il valore in basso. Oh, eh no. Vai, vai. Offset. In questo caso sotto la voce raggio geometria non metto niente, perché in realtà io non andrò mai a utilizzare un correttore per la punta da forare, ma il foro sarà sempre sull'asse della punta. Quindi procedura, adesso andiamo a richiamare anche in questo caso l'altro utensile, che è il maschio. Questo è il T6. Anche in questo caso la leviglia quadrata per il solito tempo di libertà non c'è. Questo che si tratta del maschio. E ho fatto la correzione di lunghezza su tutti gli utensili. Quindi da lontano. E ho concluso.